questi pali di legno servivano per illuminare la strada. L'Arendelhahn, che lui doveva venire qui spesso. Questo è l'Arendelhahn. E quando lui veniva attaccavano le luci per illuminargli la strada. Questa è di qua. Sì, sì. Questo è l'harem del Khan di Kidar. Guarda che no. Ma si lasciali dire! Questa è la porta del mercato. Questo è il mercato dei locali. Il mercato dei locali. Mi parlo, ma vedi qualcuno che ci dice. Qua che piccolo harem che aveva il Khan del Khanato di Coreima. Guarda che belle decorazioni là in alto. Entriamo nell'harem. Uno dell'harem. Appena entrati a sinistra. Che bello! Esther! Faccio prima il soffitto. Siamo all'interno dell'area Shiva o Kiva. Pietra, Tosh vuol dire la pietra, Hovli il cortile, che è stata costruita dal governatore di Khan, di Khanato di Khorezm, e era l'harem del Khan, dove tutte le sue mogli vivevano con le concubine tutte insieme. Nostra anche le concubine. Stasera chi tocca? E guardate, qua ci sono bambini, tenevano nell'altra edificio, perché se c'erano bambini facevano rumore. Lui stava qua tranquilla, fitti colorati, diverso dall'altro. Sì, sì, certo. Certo. Come vi ho spiegato, si chiamavano Aivan. Aivan vuol dire come una terrazza, un balcone, che guardava sempre al nord, che sempre portava aria fresca e anche l'ombra. Per avere l'ombra più importante mettevano sempre questi Aivan, una terrazza. Perché in tutti gli edifici di Khorezm potete vedere questo tipo di Ivan terrazza. E poi guardate qua, ci sono cinque. Perché, come vi ho detto, un musulmano poteva avere quattro mura ufficiali. Qua stava lui, in questa prima Ivan stava lui, nell'altra quattro i suoi quattro mura ufficiali. Guardate, il primo Ivan. Il primo Ivan è un po' più alto, è il suo. Quelle delle mogli un po' più basse sono quattro. In tutto cinque Ivan. Di fronte nell'ala è l'ala delle concubine. Erano molto gelose. Arabo, perché prima non usavano questi caratteri latino o cirillico, è venuto poi dopo, ma questi qui sono originali, da numero si vede che hanno attaccato. E guardate, poi questi Zoroastro, questi qui sono tutte nuove, che è un po' restaurate, ma qui è dal XIX secolo, e tutte le... Questa è la veranda della seconda moglie. Guardate anche qua, sono tutti di veranda della terza moglie. Adesso noi entriamo nella stanza della quarta moglie del Khan. Venite. Veranda della quarta moglie. E poi sopra c'è anche basta. Vedete? Sì, quella abbiamo vista anche prima. Guarda questa, come che è la più a quarta, l'ultima, quella che scelta. E come vedete
No, uguale non solo il disegno, ma tutto dentro piastrelle ci sono dappertutto attaccate, che sono tutte originali, perché il sole non viene qua, che poteva rimanere in buon condizione, anche il soffitto. E poi era la stanza dove abitava la quarta moglie del Khan, dove mettevano il tappeto, poi c'erano materassi e lei sempre aspettava il suo marito. Così se veniva facevano rapporti e poi facevano la doccia qua, vedete? E si lavava. E qua si lavavano in questa e poi bocca. Se lui voleva venire alla sua quarta moglie, dalla sua stanza usciva, perché c'era un'altra strada di labirinto, usciva che veniva da questa parte, ma adesso gli ingressi, le porte sono bloccate, durante l'epoca sovietica hanno chiuso, hanno fatto tutto un po' restauro, ecco perché le porte di quelle porte non hanno tenuto ai nostri giorni, la parte del labirinto di questa è stata, però c'erano le porte che lui dalla parte del labirinto veniva e entrava e stavano qua. Queste sono le verande delle concubine, tutto in legno decorato. Stanzette naturalmente più piccole e erano cattive e gelose. Altro soffitto dell'ala delle concubine. È andato a concubine? Altra veranda di concubine, altra decorazione. Atto nella parte del Gran Can o no? No, del Gran Can. Questo non è stato mio per la